Il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti per Giambattista Puccia e Raffaele Di Pietro, entrambi finiti in manetta a Vittoria nel corso dell'operazione Exit Poll, che ha visto tra gli arrestati anche l'ex sindaco della città ipparina Giuseppe Nicosia, poi scarcerato, e il fratello Fabio, ancora in regime di domiciliari per il reato di voto di scambio politico mafioso. Per quanto riguarda Puccia e Di Pietro, il giudice del riesame, difeso dall'avvocato Enrico Platania, ha ritenuto che non sono emersi nei loro confronti indizi di colpevolezza. Salgono dunque a 4 i soggetti rimessi in libertà, visto che la scorsa settimana, infatti, oltre all'ex sindaco Giuseppe Nicosia, lo stesso trattamento è stato riservato a Venerando Lauretta, per i quali rimane l'obbligo di firma. Oggi il Tribunale del Riesame si dovrebbe pronunciare sul ricorso presentato dai fratelli Nicosia, Raffaele Giunta, Venerando Lauretta e dall'ex assessore Nadia Fiorellini, che ha avuto invece la sospensione dei pubblici uffici per 4 mesi. Intanto che l'operazione Exit Poll gioca la sua partita nelle aule dei tribunali, continua il lavoro della commissione prefettizia insegnatasi a Palazzo Iacono. La commissione dovrà indagare su possibili interferenze tra gli apparati burocratici, amministrativi e i clan mafiosi. È stato proprio il sindaco Moscato ad auspicare l'invio della commissione per fare chiarezza sulla vicenda, che vede tra l'altro tra gli indagati anche il primo cittadino vittoriese, sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti gli appalti per la gestione della raccolta dei rifiuti.